Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parliamo di storie fantasy, che è uno dei temi principali del canale assieme ai misteri della storia e della letteratura e all'ambito dell'esoterismo e dell'occulto, che sono poi temi spesso collegati da un sottile filo, che tento a volte di mostrarvi nel corso dei vari video. In particolare parliamo di libri fantasy che hanno ricevuto un adattamento cinematografico non proprio all'altezza delle aspettative. Nel presentarveli mi baserò orientativamente su tre criteri: la reazione dei fan del libro, le recensioni della critica professionale e il successo economico. Questi criteri a volte sono in contrasto, possono essere ritenuti non del tutto attendibili per valutare un'opera, ma mi sembrano i più condivisibili e quelli che hanno un riscontro verificabile. Se qualcuno dei film di cui parlerò è nel vostro cuore, magari è pure il vostro film preferito, scrivetelo nei commenti, così possiamo confrontarci. Infatti, pure io ho apprezzato alcuni di questi film, nonostante abbiano avuto una ricezione piuttosto negativa e delle vicende non proprio fortunate. L'obiettivo di fondo del video è presentare adattamenti non proprio fenomenali nella speranza che queste saghe o altre storie fantasy ricevano in futuro dei begli adattamenti cinematografici, all'altezza dei libri da cui sono tratti. Partiamo dunque in questo viaggio tra i libri fantasy e i loro adattamenti flop. Cominciamo con la prima serie di libri e la prima serie di film, ovvero Le Cronache di Narnia di Clive Staples Lewis. Le opere saranno presentate seguendo l'ordine cronologico di pubblicazione dei libri, dunque partiremo dal libro più vecchio fino ad arrivare a quello più recente. Le Cronache di Narnia è una serie di 7 libri pubblicati uno all'anno a partire dal 1950 e fino al 1956. La serie ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e può quindi essere considerata a tutti gli effetti uno dei grandi successi della letteratura fantasy. Come molti di voi sapranno, l'autore, Clive Staples Lewis, era un amico di Tolkien, autore del Signore degli Anelli, quindi abbiamo pure il caso letterario piuttosto raro di due strettissimi amici che hanno anche un grande successo nel medesimo ambito. La serie delle Cronache di Narnia è stata adattata cinematograficamente dopo il grande successo della trilogia del Signore degli Anelli e anche dopo i primi film della saga di Harry Potter, quindi di fatto la spinta a produrre questo adattamento può essere ritrovata nel successo del cinema fantasy all'inizio degli anni 2000. Il successo del filone fu anche dovuto a grandi miglioramenti nel campo della computer grafica, che ha consentito di realizzare mondi fantasy credibili fino a qualche decennio prima del tutto inimmaginabili. In realtà pochi sanno che il ciclo delle Cronache di Narnia era già stato adattato nel Regno Unito e trasmesso sul canale televisivo BBC One in 3 serie da 18 episodi, andate in onda tra il 1988 e il 1990. Questa trasposizione aveva ricevuto un certo successo ed era stata candidata agli Emmy Awards nella categoria Programmi per bambini. Potete trovare qui su YouTube alcuni episodi della serie. Ovviamente questa risente del fatto di essere stata prodotta alla fine degli anni 80 e per una rete televisiva. Gli effetti visivi sono tutti basati sul trucco, sui costumi e sui famosi pupazzoni che si usavano all'epoca. Se siete curiosi potete provare a guardarla, ma risulta ovviamente datata e pensata specificamente per un pubblico di bambini. Ma veniamo agli adattamenti principali, che sono Le Cronache di Narnia, Il Leone, la Strega e l'Armadio, uscito nel 2005, Il Principe Caspian, uscito nel 2008, e Il Viaggio del Veliero, uscito nel 2010. Il primo film, Il Leone, la Strega e l'Armadio, ebbe un grande successo di pubblico e di critica. Sul sito di recensioni Rotten Tomatoes detiene il 76% delle recensioni professionali positive, mentre gli incassi sono stati di oltre 745 milioni di dollari, a fronte di un budget di 180 milioni. Queste cifre hanno consentito al film di essere per un certo periodo tra i film con gli incassi maggiori nella storia del cinema. I critici cinematografici ritengono che il film abbia effetti speciali di prim'ordine e una narrazione avvincente, rimanendo fedele al suo materiale originale. Vi domanderete perché ho inserito quindi Le Cronache di Narnia in un video sugli adattamenti flop, infatti questo non pare un flop.
Beh, i problemi arrivano con gli altri adattamenti. Stiamo parlando infatti di una saga di 7 libri che, per arrivare a compimento, dovrebbe sostenere almeno 7 film. E non proprio tutti riescono a fare quello che ha fatto la saga di Harry Potter, per esempio. Il secondo film, Il Principe Caspian, incassa poco più della metà del precedente, circa 420 milioni di dollari, a fronte di un budget di circa 225 milioni. Sia la critica sia il pubblico recepiscono questo secondo capitolo molto tiepidamente, considerando fiacca sia la trama sia alcune prestazioni degli attori. Il film merita sicuramente di essere visto per la partecipazione di Sergio Castellitto e Pierfrancesco Favino. Chi è che non vuole vedere questi due attori italiani con addosso delle belle armature fantasy? E se non vi fossero bastati, trovate anche un Peter Dinklage, ovvero Tyrion Lannister di Game of Thrones, nel ruolo, pensate un po', di un nano barbuto fantasy. Eccezionale. I segnali non sono proprio promettenti, ma i problemi più importanti arrivano con il terzo film, Il Viaggio del Veliero, che riceve recensioni peggiori del precedente e incassi comunque simili. Poco dopo la sua uscita, però, si capisce che la saga sarebbe stata interrotta. Innanzitutto bisogna specificare che già questo terzo film aveva cambiato casa di produzione. La Walt Disney, che aveva prodotto i primi due per la regia di Andrew Adamson, aveva ceduto i diritti alla 20th Century Fox. E questo già non è un buon segnale, perché significa che il franchise non sembrava proprio un investimento molto redditizio. Dopo l'uscita del Viaggio del Veliero era stato annunciato il progetto di portare sul grande schermo Il Nipote del Mago, che è il primo libro nell'ordine cronologico interno alla trama della serie di Narnia, ma il sesto in ordine di pubblicazione. Non se ne è più parlato ufficialmente fino al 2013, quando la produzione ha cambiato i suoi piani e ha annunciato che il quarto film delle Cronache di Narnia sarebbe stato La Sedia d'Argento, che è invece il quarto libro in ordine di pubblicazione. Insomma, avrete capito che le incertezze sul futuro della saga erano molte, già da parte dei produttori, e infatti il quarto film non ha mai visto la luce, e dunque la saga è rimasta interrotta al terzo film e terzo libro dal 2010. A questo punto ho parlato abbastanza a lungo delle vicende legate ai film e bisogna capire se e come c'entrano con il materiale di partenza, i libri, e perché ho deciso di inserirli tra gli adattamenti flop. Quello che ci interessa sapere è che Le Cronache di Narnia contiene un gran numero di riferimenti alla fede cristiana, più o meno espliciti. L'autore stesso, Lewis, dice di non aver inserito appositamente questi elementi, ma che essi sono sorti spontaneamente nella storia. Resta il fatto che la saga è una sorta di rilettura dei principali miti cristiani, una storia del mondo, dalla creazione presente nel libro Il Nipote del Mago, fino alla battaglia finale tra il bene e il male, che si trova nel libro L'Ultima Battaglia, e può essere vista come la trasposizione dell'Armageddon, la battaglia finale tra le forze del bene e del male presente nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse. Il leone Aslan, personaggio molto famoso e quasi una mascotte della serie di Narnia, è una chiara allegoria di Cristo. Lewis stesso dice di aver pensato: supponiamo che ci sia una terra come Narnia e che il figlio di Dio diventi in questa un leone, come è diventato un uomo nel nostro mondo, e quindi immaginiamo cosa succede. E i riferimenti allegorici collegati alla mitologia cristiana potrebbero continuare per molto. Questa concezione allegorica del fantasy fu criticata dal collega e amico Tolkien fin da principio, e alla cosa faccio riferimento in un video su Tolkien e Dante Alighieri. Se vi interessa il tema dell'allegoria collegato al fantasy, potete recuperarlo. Quello che ci interessa è che il pubblico ideale di lettori delle Cronache di Narnia è un pubblico di bambini o ragazzini ai quali trasmettere un messaggio, quasi spirituale o religioso potremmo dire, comunque con dei precisi connotati morali. Questo funzionò ampiamente al tempo della pubblicazione del libro negli anni 50 e regge ancora nel primo film Il Leone, la Strega e l'Armadio, pensato dalla Disney per un pubblico di famiglie. Ma con il tentativo di introdurre temi leggermente più adulti e atmosfere un po' più cupe e realistiche nel Principe Caspian, la magia si è spezzata e il successo è andato diminuendo. Possiamo attribuire il flop a dei cattivi adattamenti? In parte sì, in parte no. Una linea narrativa ben definita e coerente fin dall'inizio forse avrebbe portato la serie a un maggior successo nel tempo, ma Le Cronache di Narnia è comunque una saga con una ricezione nettamente spaccata. Per darvi un'idea, l'opera di Lewis ha dovuto affrontare nel corso del tempo le critiche anche di colleghi non proprio di secondo piano nell'ambito della narrativa fantasy.
Ho già citato Tolkien, che non apprezzò molto l'opera dell'amico Lewis, sia per l'idea di fantasy che proponeva, sia perché la giudicava internamente incoerente e caotica. J.K. Rowling, pur avendo dichiarato di essersi ispirata alle cronache di Narnia, ha accusato l'opera di Lewis di essere sessista. Philip Pullman, di cui parleremo nuovamente a breve, ha scritto il suo ciclo Queste oscure materie proprio come una sorta di risposta alle cronache di Narnia da parte di un ateo. Quindi ecco come stanno le cose, non proprio tutti hanno reagito bene ai messaggi contenuti nell'opera. Sull'altro fronte i sostenitori non si sono risparmiati e importanti critici e giornalisti hanno risposto pubblicamente alle accuse rivolte all'opera. Non mi dilungo oltre sulla questione. Narnia è un fantasy con un'impronta forte che divide il pubblico sia in forma cartacea sia al cinema, per vari motivi, e questa divisione ha condotto finora a dei film dimenticati e svalutati abbastanza rapidamente. Netflix ha in programma un nuovo adattamento delle cronache di Narnia previsto per i prossimi anni. Staremo a vedere se quello sarà un successo. Parliamo ora di un film d'animazione, ovvero Taron e la pentola magica, in lingua originale The Black Cauldron, il calderone nero prodotto dalla Walt Disney nel 1985. Questo film d'animazione è il 25esimo classico rilasciato dalla Walt Disney ed è basato sulla serie di libri Le cronache di Prydain, dello scrittore statunitense Lloyd Alexander, precisamente sui primi due volumi, Il libro dei tre e Il calderone nero, pubblicati rispettivamente nel 1964 e nel 1965. Alexander è uno scrittore meno conosciuto di quelli che ho nominato prima e pochi sanno che è stato lui a coniare la definizione di high fantasy, quel tipo di fantasy in cui poi sono state fatte rientrare le opere di Tolkien e di Lewis, e in cui rientrano le opere di Alexander stesso. Le cronache di Prydain è un ciclo ambientato in un antico Galles fantastico e narra la storia e le avventure di un ragazzo, Taran, un semplice guardiano di maiali che sarà coinvolto nella grande guerra del suo mondo tra il re di Prydain e il malvagio Aron, signore della Terra dei Morti. Il ciclo di Alexander prende in parte ispirazione dalle storie di Re Artù e dal Mabinogion, un gruppo di testi provenienti da manoscritti gallesi medievali, contenenti eventi storici, miti e antichissime tradizioni del Galles. Il ciclo è stato elogiato dalla critica perché è allo stesso tempo un testo fondamentale dell'high fantasy e un romanzo di formazione, avendo vinto numerosissimi premi negli Stati Uniti. Purtroppo quasi nulla di tutto questo compare nell'adattamento della Disney. In merito al film, lo stesso Alexander disse in un'intervista: «Non c'è alcuna somiglianza tra il film e il libro. Detto questo, il film in sé, puramente come film, l'ho trovato molto divertente. Mi sono divertito a guardarlo. Quello che spero è che chiunque veda il film lo apprezzi, ma spero anche che abbia effettivamente letto il libro. Il libro è molto diverso. È una storia molto potente, molto commovente e penso che le persone troverebbero molta più profondità nel libro». Il fatto che non ci sia alcuna somiglianza tra libro e film pare assurdo, ma non deve stupire. La Disney acquistò i diritti per una trasposizione dell'opera nel 1971, forse immaginando di trarne un film live action, ma quando si è deciso di trarne un film d'animazione, ovviamente il pubblico di riferimento non poteva rimanere esattamente lo stesso. L'opera High Fantasy di Alexander non si prestava molto bene al pubblico di famiglie e bambini della Disney, e dunque Taron e la pentola magica praticamente non è in alcun modo rivolto ai fan delle cronache di Prydain, ma sfrutta solo alcuni elementi della trama originaria per creare una narrazione nuova. I ruoli di molti personaggi sono modificati o ridotti, ad esempio il re Cornelius, the Horned King, in originale l'antagonista principale del film, nel libro di Alexander era solo un comandante al servizio di Aron, il signore della Terra dei Morti, e non aveva un ruolo così rilevante. L'idea della Disney di adattare in questo modo l'opera di Alexander si rivelò presto un totale fallimento. Taron e la pentola magica richiese molto tempo per il suo sviluppo e per la produzione, che andò avanti per tutti gli anni 70 e per metà degli anni 80, proprio perché era un progetto molto ambizioso. È il primo film d'animazione Disney ad utilizzare tecniche di computer grafica e voleva distaccarsi fortemente dai canoni dei precedenti film della Disney. Infatti non conteneva canzoni e vi erano stati inseriti elementi molto adulti. Sangue, riferimenti sessuali e un'atmosfera tenebrosa, quasi horror.
Il castello del re Cornelius, ad esempio, non ha nulla da invidiare alle più tetre ambientazioni del dark fantasy. La dispendiosità dei mezzi tecnici e le scelte abbastanza estreme per essere un film Disney potrebbero avervi già fatto intuire perché Taro nella pentola magica fu un flop. Anzi, perché fu il peggiore flop della storia della Disney, tanto che ridusse la casa di produzione quasi al fallimento, essendo soprannominato oggi il film che uccise la Disney. In un documentario del 2009 intitolato in italiano Il risveglio della magia, Don Hahn, produttore di film di successo come Il Re Leone, afferma che il costo di Taron si aggirò sui 44 milioni di dollari, cifra che lo rendeva all'epoca il film più costoso della storia. Ma incassò meno della metà. In più la presenza di scene controverse costrinse la Disney a tagliare e rimaneggiare il film per renderlo progressivamente sempre più adatto al proprio pubblico. Da questo deriva che la storia è abbastanza sconnessa, in alcune parti molto frettolosa e non brillante sul piano narrativo. C'è da dire che, nel tempo, questo clamorosissimo flop è stato rivalutato, divenendo una sorta di cult tra gli appassionati di animazione e di fantasy. Alla produzione del film aveva partecipato il famoso regista Tim Burton, che dichiarerà di aver fatto tesoro dell'esperienza alla lavorazione di Taron per le sue opere successive, e anche questa rivalutazione ha fatto bene al nuovo interessamento nato attorno a questo film. Per le ambientazioni e le atmosfere è sicuramente un film da recuperare se non lo avete visto, ma non aspettatevi una grande trama, un ritmo ben calibrato o una coerenza, perché notereste subito che Taron non spicca proprio per questi elementi. Chi la fa l'aspetti, potremmo dire in merito al terzo adattamento di cui voglio parlarvi in questo video, ovvero La bussola d'oro, film del 2007 tratto dalla serie Queste oscure materie di Philip Pullman. Pullman era uno di quelli che si erano scagliati contro il sistema di valori proposto nelle Cronache di Narnia e la sua trilogia è proprio una sorta di risposta a Lewis, scrittore cristiano, da parte di un ateo. His Dark Materials, questo è il titolo originale della serie di libri, è stata pubblicata tra il 1995 e il 2000, ricevendo, come le altre saghe di cui abbiamo parlato, numerosi riconoscimenti e vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Probabilmente qualcuno di voi avrà letto uno o tutti i libri di questa saga, che ha ricevuto di recente pure un ampliamento con la trilogia Il Libro della Polvere, iniziata nel 2017. Ma cosa è andato storto con l'adattamento del 2007? Il film del 2007 è l'adattamento del primo libro della trilogia, La bussola d'oro o The Golden Compass, che è il titolo americano dell'originale Northern Lights, ed era pensato per essere il primo film di una trilogia. Poteva vantare attori di grande fama come Nicole Kidman e Daniel Craig, e ha vinto addirittura il premio Oscar per i migliori effetti speciali. Gli incassi non sono stati negativi. Costato 180 milioni di dollari, il film ha incassato praticamente il doppio, ma purtroppo i due seguiti previsti non sono mai stati prodotti e la motivazione principale per l'interruzione del progetto viene ritenuta la crisi economica esplosa nel 2008, che ha creato dei problemi anche alla New Line Cinema, la casa di produzione del film. C'è comunque da dire che l'incasso non aveva soddisfatto gli obiettivi che i produttori si erano prefissati. Che cosa di preciso non ha funzionato in un film con buoni effetti speciali e buoni attori? Beh, ironicamente, alla trasposizione dell'opera di Pullman è toccata una sorte simile a quella delle Cronache di Narnia, del suo nemico letterario Lewis. Queste oscure materie, infatti, presenta gli stessi problemi delle Cronache di Narnia, ma ribaltati. Se vi ricordate, lavorare alla trasposizione del ciclo di Narnia per il grande pubblico non era facile, perché Lewis aveva inserito tantissimi riferimenti alla fede cristiana e dei precisi valori morali, che quindi avrebbero potuto scontentare una parte del pubblico o alzare polemiche, come hanno fatto. Nei libri di Pullman la religione in generale è pesantemente attaccata. I principali antagonisti sono infatti incarnati da un'organizzazione, il Magisterium, che è una sorta di rivisitazione un po' distopica della Chiesa. Il Magisterium ha precipitato il mondo nel dogmatismo e nell'oscurantismo, e le forze del bene sono rappresentate da chi combatte il Magisterium, in cerca invece della conoscenza.
all'interno di questo conflitto tra religione e scienza, potremmo dire per semplificare, la storia di Pullman affronta tematiche abbastanza complesse, come l'argomento evidentemente richiede. È ricca di riferimenti filosofici e di concetti tratti dalla ricerca scientifica e non esclude l'introduzione di universi paralleli. Il sito Rotten Tomatoes riporta come opinione dei critici che il film è privo del mordente e delle controversie del materiale originale ed è ridotto a immagini impressionanti che sovraccompensano una narrazione fiacca. E qui i critici non hanno molti torti. Guardando il film spesso ci si perde tra i personaggi, i concetti e gli eventi che sono o banalmente spiegati, togliendo al pubblico il mistero e la curiosità della scoperta che è presente nei libri, oppure introdotti senza spiegazioni, che forse è ancora peggio. In più, la scelta del regista Chris Weitz è stata quella di mitigare le critiche che l'opera originale di Pullman fa alla Chiesa e alle religioni, togliendo la maggior parte dei riferimenti espliciti alla religione. Questo perché lui e i produttori avevano il timore che temi così controversi potessero portare il film ad una cattiva ricezione. In realtà con questa scelta hanno scontentato i fan dell'opera letteraria, che avevano apprezzato un libro contro il dogmatismo e la religione, e hanno subito notato l'assenza del vero nucleo di pensiero di Pullman. Allo stesso tempo il film ha ricevuto le critiche di alcune organizzazioni cattoliche statunitensi, che in ogni caso già avversavano le opere di Pullman e il loro messaggio. In conclusione, in modo simile a quello che abbiamo detto per le cronache di Narnia, l'adattamento della Bussola d'Oro del 2007 godeva di buoni mezzi tecnici, ma mancava molto di restituire il sistema di valori inserito dall'autore. E se da una narrazione si toglie il senso stesso per cui l'autore sta facendo quella narrazione, si capisce facilmente che rimane una sorta di involucro vuoto. Il ciclo di Pullman ha ricevuto un nuovo adattamento prodotto dai due colossi televisivi BBC e HBO. Sono finora uscite due stagioni, adattamento dei primi due libri della serie, La Bussola d'Oro e La Lama Sottile. Questa serie ha ricevuto recensioni più positive, anche se la sua popolarità non è proprio decollata. Alcuni critici hanno espresso pareri meno positivi. David Livesley di British GQ ritiene che la nuova versione non sembra abbastanza lontana dalla versione precedente per realizzare effettivamente un prodotto significativamente migliore. Ed Power dell'Irish Times ha definito la serie lenta ed inospitale per i nuovi arrivati, ovvero coloro che si approcciano per la prima volta alla storia, e ha notato che manca un senso di divertimento e, cruciale per il fantasy, la promessa di evasione. Staremo a vedere cosa se ne dirà in futuro. A serie conclusa. Veniamo al quarto adattamento di cui voglio parlarvi e si tratta di Eragon, film uscito nel 2006 e prodotto dalla 20th Century Fox. Il film è tratto dalla serie di libri del Ciclo dell'Eredità, dello scrittore statunitense di origini italiane Christopher Paolini, uscito tra il 2003 e il 2011. Il progetto del film Eragon è sicuramente sorto sulla scia dei grandi successi di altri film fantasy d'inizio anni 2000, di cui abbiamo già parlato, ma non è riuscito minimamente a soddisfare le aspettative. A fronte di un budget di 100 milioni di dollari, ha incassato 280 milioni, ma è stato stroncato sia dalla critica professionale sia dai fan del libro di Paolini. Sul sito Rotten Tomatoes ha ricevuto l'impietoso indice di gradimento del 16%, staccando di molto in negativo i film che abbiamo visto finora, che comunque già non brillavano. Il libro Eragon è stato scritto da Paolini all'età di 14 anni e pubblicato inizialmente a spese dei genitori. Paolini stava pubblicizzando la sua opera in maniera indipendente, tenendo delle piccole presentazioni nelle librerie della sua zona, quando ad una di queste presentazioni si trovò ad assistere Carl Jiasen, un noto giornalista e scrittore, che comprò una copia del libro per il figlio. Il figlio del giornalista si appassionò all'opera, così Paolini fu messo in contatto con l'importante editore Knopf, e Eragon fu pubblicato su ampia scala, arrivando a vendere milioni di copie e piazzandosi per anni ai primi posti della classifica dei migliori libri per bambini del New York Times. Vi ho raccontato la storia editoriale di Eragon perché in realtà bisogna sottolineare che la critica professionale non aveva recepito benissimo neppure il libro. Nonostante il successo editoriale, molti sottolinearono che era un'opera eccessivamente derivativa rispetto ad altri fantasy e ad altre trame molto note, ad esempio quella dei film di Star Wars, e che presentava numerose ingenuità e dialoghi non di primo ordine.
Ovviamente bisogna tenere in considerazione che era stato scritto da un ragazzo molto giovane e poteva presentare dei difetti, che pure non hanno creato grandi ostacoli al suo successo. Il film invece è stato duramente criticato anche dai fan del ciclo dell'eredità, che lo considerano un adattamento per niente fedele all'opera su cui è basato. La trama è una sorta di commistione dei primi libri del ciclo, rappresentati in modo non molto chiaro. Molti eventi importanti sono stati omessi oppure significativamente modificati. Quasi tutti i personaggi, compresi i protagonisti, hanno un aspetto, un carattere, una storyline diversi rispetto al libro. Rimane di fatto il protagonista, Aragorn, che scopre un uovo di drago da cui nasce la dragonessa Saphira, e poco altro, insomma. Se vogliamo trovare un vincitore tra questi film flop, Aragorn ottiene a mani basse il titolo. Poi Paolini ha detto di aver apprezzato il film, ma l'ha fatto con complimenti sempre un po' di circostanza. Loda soprattutto la performance di Jeremy Irons, premio Oscar come miglior attore nel 1991. Per concludere, voglio fare qualche menzione d'onore di film non tratti da romanzi fantasy, ma sempre di ambientazione fantasy, che hanno fatto sorgere più di un dubbio nei fan e non è che abbiano proprio convinto gli esperti di cinema, per usare un eufemismo. La prima menzione d'onore va all'adattamento del famosissimo gioco di ruolo Dungeons & Dragons, intitolato in italiano Dungeons & Dragons, che il gioco abbia inizio, uscito nel 2000. Ritroviamo nel cast l'appena citato Jeremy Irons, che nonostante l'Oscar in bacheca sembra avere una certa predilezione per ruoli in film fantasy flop. È una bella perdita di milioni di dollari. Il budget di 35 milioni, già ridotto dalla produzione, non era stato minimamente compensato dagli incassi statunitensi di 14 milioni e solo l'uscita internazionale ha fatto raggiungere il magro incasso di 50 milioni. Bisogna dire che il film era prodotto da piccole case cinematografiche e difficilmente avrebbe potuto avvicinarsi agli standard delle produzioni maggiori. Se siete appassionati del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, penso proprio che nel film non troverete quasi niente di quello che vi ha appassionato. Quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo, potrebbero uscirne delle risate oppure un bel sonnellino sul divano. Seconda menzione onorevole per Warcraft, l'inizio del 2016, ambientato nell'universo del celeberrimo videogioco di strategia Warcraft, che ha dato vita ad un franchise immenso. Questo film ha ricevuto una campagna pubblicitaria veramente mastodontica e nonostante ciò varie dichiarazioni dei membri della produzione fanno ritenere che abbia portato ad una perdita tra i 15 e i 25 milioni di dollari per i produttori, la Legendary Pictures e la Blizzard, che è la casa di produzione anche dei videogiochi. Warcraft all'inizio ha comunque diviso la fanbase, ad alcuni è piaciuto, ad altri no, quindi a voi il giudizio. Resta il fatto che, nonostante il titolo, non è l'inizio di niente, perché i sequel probabilmente non si faranno mai ed anzi sarebbe in cantiere un reboot. Ultima menzione onorevole per la saga di Animali Fantastici, prequel della saga di Harry Potter. Qui vi fornisco solo una ricetta, così potrete fare come i maghi che mescolano gli ingredienti nel loro calderone. Primo ingrediente, l'adattamento di un libro che è semplicemente un bestiario senza assolutamente nessuna trama. Secondo ingrediente, una saga prevista di 5 film, attualmente ferma a 2, che diventeranno 3 con l'uscita del terzo. Aggiungiamo poi un bel chiletto di retcon, un pizzico di scandali collegati ad un attore fondamentale e una bella tonnellata di rabbia da parte della fanbase. A voi l'assaggio del risultato. Bene, siamo giunti alla fine di questo viaggio tra libri fantasy e loro adattamenti cinematografici piuttosto sfortunati. Ovviamente ho fatto una selezione dei film che mi sembravano più interessanti e rilevanti. Se ne conoscete altri sarei felice che me li indicaste nei commenti, così potrò guardarmeli se non li conosco e parlarne nuovamente se ci sarà occasione. Per chi non conosce il mio canale e sta vedendo per la prima volta un mio video, segnalo che pubblico anche un audiolibro, che è un fantasy avventuroso con tratti di parodia e di satira. Visto che, se avete guardato questo video, forse siete appassionati di fantasy, se volete potete recuperarlo e magari vi farà fare due risate e catturerà il vostro interesse. Vi lascio il link alla playlist con i capitoli nelle schede in descrizione. Per chi già segue l'audiolibro, ho una buona notizia. Dalla prossima settimana verranno pubblicati non uno, ma due capitoli a settimana, visto che ci stiamo avvicinando al finale della storia e voglio ringraziare chi mi ha seguito fino ad ora con più contenuti.
Sabato 19 uscirà il prossimo capitolo e il successivo capitolo sarà pubblicato martedì 22. Quindi dal 22 in poi i nuovi capitoli usciranno tutte le settimane, ogni martedì e ogni sabato. I video principali del canale si sposteranno in conseguenza il giovedì invece che il mercoledì, come sono usciti fino ad oggi. Vi ringrazio per la pazienza per queste informazioni di servizio, ma ho pensato che potesse essere utile comunicare a chi mi segue la nuova programmazione del canale e presentarla anche a chi magari inizierà a seguirmi dopo questo video. Così può farsi un'idea di quello che troverà nelle prossime settimane. Vi ringrazio per la visione e vi ricordo che apprezzo moltissimo commenti in merito a ciò di cui parlo, quindi non esitate ad esprimere il vostro parere o anche a chiedermi fonti di quello che presento nei video, perché sono molto felice di fornire approfondimenti, se qualcuno ha curiosità, nella sezione dedicata ai commenti. Se quello che pubblico vi interessa, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici. Grazie e a presto!